Nicht böse. Er hat sich verkauft in die Kleider. Ne? Und er hat recht. Ihr Ruf eilt ihn voraus. Ne? Keine Sorge, ihr zwei. Als Sicherheitschef muss ich einfach mit der Besitzerin des möglichen neuen Veranstaltungsortes ein bisschen plaudern. Ha assaggiato lo strudel qui? No, no. Non è male, sa? Allora, come è successo che lei e il giovane soldato vi siate conosciuti? Sì, due strudel, uno per me e uno per mademoiselle. Per me un caffè ristretto e per mademoiselle un bicchiere di latte. Allora, mademoiselle... Vuole cominciare a spiegare? Fino a pochi giorni fa non sapevo niente del soldato Zollar, né delle sue imprese. Per me il soldato era solo un cliente del mio cinema. Abbiamo parlato qualche volta, ma... Mademoiselle, mi perdoni se la interrompo. Questa è una semplice formalità. Non ha ragioni per sentirsi in ansia. Oh, mi scusi, ho dimenticato di ordinare la panna. La porto subito. Ah, attenda la panna. Allora, Emmanuel, posso chiamarla Emmanuel? Sì. Dunque, Emmanuel, mi spieghi come può una ragazza così giovane ritrovarsi proprietaria di un cinema? Dopo di lei. Il verdetto? Come dicevo, non è male. Mi stava spiegando com'è diventata proprietaria del cinema. Il cinema in origine apparteneva a mio zio e mia zia. Come si chiamano? Jean-Pierre e Adam Mimieux. Dove sono adesso? Mio zio è stato ucciso durante la guerra lampo. Oh. Peccato. Continui. La zia Ada è morta per una febbre la primavera scorsa. Mi dispiace. Sono stato informato che ha un dipendente negro. È vero? Sì. È un francese. Si chiama Marcel. Lavorava con i miei zii sin da quando hanno aperto il cinema. È l'unica persona che lavora per me. Che cosa fa? Il proiezionista. Ed è bravo? Il migliore. In effetti, si può capire perché potrebbe essere un buon mestiere per un negro. Lei sa far funzionare un proiettore? Ma certo. Conoscendo il ministro del Reich, come lo conosco io, sono assolutamente in grado di affermare che non vorrà mai che il successo e il fallimento della sua serata dipendano dall'abilità di un negro. Quindi, se si arrivasse a decidere di ospitare effettivamente l'evento nel suo cinema, per quanto il suo negro possa essere abile, sarà lei ad azionare i proiettori. È accettabile? Sì. Sigaretta? Non sono francesi, sono tedesche. C'è
C'è un'altra cosa che le volevo domandare. Ma in questo momento le giuro che non mi viene in mente. Ebbene, si vede che non era importante. A stasera.